amici, un velocissimo video per un unboxing di un CD tanto atteso. Dovrebbe essere un CD mandato dagli amici di Sony Music Italia. Lo apriamo e vediamo cosa c'è dentro. Ed eccolo, esattamente proprio lui, il nuovissimo CD di quel genio, perché genio si tratta, di Theodore Currensis, con musica eterna, Tchaikovsky. Quindi si torna su Tchaikovsky, ricordiamo già una registrazione davvero avveniristica del concerto per violino, qui con la sinfonia numero 6 patetica. The New Studio Recording, è già apparso una recensione sulla rivista Gramophone di questa rivista, dove si sottolineava proprio il fatto che è una registrazione in studio e che quindi si creano dei suoni, dei silenzi, delle dinamiche forse improponibili dal vivo. Io l'ho ascoltato in streaming, un consiglio, ascoltatelo con un buon impianto stereo e non in automobile in streaming, perché davvero non si riesce a cogliere la bellezza di questo disco, che è davvero straordinario. Sarà probabilmente il prossimo CD del mese di febbraio su cdclassico.com, seguirà una recensione, sarebbe bello poterlo intervistare, Currensis, che ha fatto un po' dall'approccio filologico la sua bandiera. Bisogna capire un attimo qui come sarà l'orchestra, se sarà un'orchestra appunto con strumenti originali. Anzi, facciamo una cosa, lo apriamo e lo vediamo subito assieme. Ed eccoci di nuovo assieme, abbiamo aperto il disco, che peraltro si presenta molto, insomma, in maniera molto elegante, con una sovracover in cartone. Allora, vediamo un attimo di capire qualcosa di più su quello che succede in questa sinfonia famosissima, iperincisa, davvero straordinaria e anche di proporzioni, insomma, piuttosto importanti. Allora, vediamo se abbiamo qualche indicazione sugli strumenti. Devo dire che indicazioni non ne abbiamo, quindi, a meno che non ci siano informazioni nel libretto, penso che sia questa un'orchestra moderna, e da quello che ho potuto sentire, di fatto, a meno che non ci sia qualche ibridazione strana, come spesso capita con questo repertorio, penso anche ad Reveghe quando ad esempio incide Mahler, in realtà è un'orchestra filologica un po' per modo di dire. Non abbiamo indicazioni sugli strumenti, quindi presumo davvero che si tratti di un'orchestra moderna, ma magari saremo smentiti, leggeremo meglio. Qui la registrazione a Berlino, addirittura nel 2015, una registrazione del 2015. Ad ogni modo, ecco, qui abbiamo la discografia di Currensis con la famosa trilogia mozartiana, che peraltro vedo qui anche essere stata poi riproposta in un cofanetto. Poi vabbè, The Sound of Light, CD dedicato a Rameau, eccezionale. Stravinsky, eccolo qui, Tchaikovsky, con Patrizia Kopaczynskaia, davvero una versione questa che vi lascerà senza parole. Bellissima incisione, da ascoltare con un buono stereo, ne parleremo. Grazie agli amici di Sony Music Italia per questa bella novità, l'ultimo disco di Currensis.